Hai letto quest'articolo su Google e sulle informazioni private degli utenti? È vergognoso. Ha troppo potere. Grazie. Non c'è campo qui per via delle gallerie, ma ho parlato con Gwen e farà togliere quella storia degli X-Men da IMDb. Ne ho fatto uno e mi è bastato. Non interpreterò Nemesis un'altra volta. Beh, devono farlo subito perché i blog ne stanno già parlando. Già, sono stanca di recitare appesa dei fili davanti a uno schermo verde. Non mi interessa più. I fan saranno disperati. Oh, hai parlato con... come si chiama? Urs Cobbler. Sì. È tutto pronto per stasera? Sì, tutto pronto. Hai solo le 3 interviste. E poi c'è la consegna del premio e la cena ufficiale. Ci verrà a prendere in stazione a Zurigo per portarci al Dolder. È lì che volevi stare, vero? Ho scritto una prima bozza. Vuoi sentirla? Certo. Sono molto onorata che Willem Melchior mi abbia chiesto di ritirare il premio che gli consegnate stasera. Come tutti sapete, da molto tempo ha deciso di stare lontano dagli eventi pubblici. Non perché sia timido e orgoglioso, è un uomo generoso e umile, ma solo per proteggere la pace e la tranquillità di cui ha bisogno per scrivere. Vorrei tanto poter promettere a tutti voi che consegnerò questo premio nelle sue mani. Ma Willem mi ha proibito di farlo, mi ha chiesto di andare da lui domani a Sils Maria, dove vive in questo periodo, ma una sola condizione, che ci vada a mani vuote. Se questa sera sono qui è perché il mio successo lo devo a lui. Ha scelto una sconosciuta attrice 18enne per la protagonista dello spettacolo teatrale Maloya Snake e poi per il film. Quell'attrice sconosciuta che interpretava Sigrid ero io. In 2 mesi di riprese mi ha regalato tutto quello di cui un'attrice ha bisogno per costruire una carriera, la mia carriera. Fin qui può andare. Poi confusione totale. Solo appunti. Posso finirlo io per te? No, sono io che devo rendergli il giusto omaggio. Devo solo trovare le parole. Se mi blocco, chiedo a te, ok?